che cosa significa effettivamente affrontare anche la crisi climatica, non tanto da un punto di vista scientifico come per tantissimo tempo si è fatto, ma proprio da una prospettiva che potremmo definire di genere. Quindi che cosa significa essere eco-transfemministi ed insieme antispecisti? Innanzitutto ciao a tutte e tutti. Grazie per averci invitato a questo incontro. Noi, appunto, come tu dicevi, siamo un'assemblea transterritoriale di nulla di meno e abbiamo lavorato al piano proprio su queste tematiche. Il piano di nulla di meno è articolato su 9 punti, sulla libertà di movimento, sulla libertà di narrazione, su tutte le libertà e le autodeterminazioni, appunto, a cui vogliamo arrivare a partire appunto dal concetto della violenza di genere e della violenza contro le donne come violenza sistemica. E noi abbiamo appunto lavorato al discorso della libertà dalla violenza ambientale. Innanzitutto devo dire che come pratica della nostra assemblea, che è un'assemblea transterritoriale, quindi come sapete ci sono tutte le assemblee a livello territoriale, a livello cittadino, mentre la nostra proprio funziona con un'accezione che va oltre i confini territoriali, anche del paese in cui viviamo, perché ci sono compagne che vivono anche fuori dall'Italia. Una dei riferimenti teorici, anche pratici, del nostro lavoro è proprio quello dell'intersezionalità, quindi della necessità e della volontà, insomma, di attraversare i vari movimenti e di intersecare appunto le diverse oppressioni. Abbiamo lavorato, continuiamo a lavorare anche nel movimento Restiamo Umani, quindi nelle assemblee che ci sono state, sia in Piazza Esquilino a Roma che in altri luoghi. Abbiamo lavorato in altri momenti appunto di incontro con altri movimenti e abbiamo deciso di lavorare, abbiamo deciso, era abbastanza naturale per noi partecipare e portare all'interno del movimento contro il cambio climatico questa visione trans, ecofemminista e antispecista, proprio perché pensiamo che soprattutto all'interno dei movimenti in Italia ci sia una visione che prescinde da questo tipo di lettura e di impostazione. Molti movimenti ragionano sul discorso appunto scientifico della situazione dell'ambiente e addirittura della sopravvivenza, no? della tra virgolette specie umana, che come antispeciste ovviamente non riconosciamo. Quindi il problema esiste perché questo cambio climatico mette in discussione la vita delle persone su questo pianeta. Ecco, noi partiamo da un ribaltamento completo di questa idea. Pensiamo sostanzialmente che il discorso sia quello proprio di creare una situazione completamente diversa in cui si smonta la gerarchia di potere che esiste, che è una gerarchia di potere dell'umano rispetto all'animale, e in quanto ovviamente non consideriamo l'umano non animale, e quindi volendo appunto rompere questo tipo di gerarchia, successivamente si rompono anche tutte le altre gerarchie, anche perché l'umano poi fa il pari con l'uomo bianco, occidentale, privilegiato, colonizzatore, eccetera. E quindi rompendo tutte queste gerarchie, rompendo questo binarismo, il discorso che facciamo è proprio quello dell'autodeterminazione dei corpi, di tutti i corpi. Quando parliamo di autodeterminazione, parliamo di autodeterminazione dei corpi umani e non, parliamo di autodeterminazione di tutte le soggettività nella scelta appunto del loro genere e anche
delle, dei loro orientamenti sessuali, parliamo dell'autodeterminazione della stessa terra che riconosciamo come corpo vivente, non da tutelare, ma un corpo in cui vivere in un modo completamente, completamente diverso da quello appunto che il capitalismo estrattivista e il patriarcato invece ci stanno imponendo. Io sì, aggiungerei, tornando sul passaggio sull'intersezionalità, che giustamente Marita diceva è una delle nostre pratiche cardine, che appunto in quanto ecotransfemministe antispeciste noi ricerchiamo un'alleanza con tutti quei corpi che sono stati storicamente femminilizzati e naturalizzati, e quindi con il non umano, il vegetale, la terra, perché ci rendiamo conto che appunto si tratta di un tipo di gerarchizzazione che è servita nei secoli al capitalismo e al patriarcato per poter sfruttare liberamente tutti quei corpi che venivano essenzializzati e appunto inferiorizzati, e quindi non pensiamo che ci sia un legame di tipo biologico tra la donna e la terra, ma che questo sia proprio un legame di rivendicazione politica. E quindi quello che cerchiamo noi è un'alleanza tutta da immaginare all'interno dei nostri sistemi di vita, e quindi prendendo anche l'occasione di imparare invece da comunità indigene che hanno un modo di interpretare e costruire il loro stare nel mondo completamente diverso rispetto a quello a cui siamo state abituate noi.